Ragazzi, buongiorno a tutti, ben trovati. Questa mattina faremo un allenamento concentrato sulla fascia lombo-addominale e glutei. Corpo libero, quindi via con il riscaldamento. Andiamo a fare uno step touch facile, riscaldarci. 1, 2, 3, 4. Bene. Mantenendo lo stesso passo con le braccia lungo i fianchi, vado a fare un'apertura laterale, apro, apro, sali, sali, bravi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lo stesso passo ma vado a sollevare prima un braccio poi l'altro, alterno un braccio con l'altro, bene, vai, vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e di nuovo le braccia che si sollevano contemporaneamente. Sali, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, singolo, primo un braccio, poi l'altro, oh, vai, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ferma le braccia morbide lungo i fianchi, manteniamo solo il nostro step touch, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, le braccia tornano a lavorare, flessione dell'avambraccio sul braccio, bicipiti, vai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, singolo, un braccio e l'altro, vai, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, insieme, vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, singolo, un braccio, poi l'altro. Molto bene, ancora. Continuiamo a scaldarci per arrivare ad affrontare la parte centrale della lezione. Belli carichi, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fermo le braccia soltanto, le lascio morbide, non fermo lo step touch, le gambe continuano ad andare, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ferma le braccia, fletti i gomiti e solleva di nuovo le braccia lateralmente, a gomito presto questa volta, vai, vai, su, porto il gomito fino all'altezza della spalla. È chiaro che questi esercizi potremmo farli anche con dei piccoli manubri sulle mani, ma ora ci serve solo come riscaldamento, quindi va benissimo a corpo libero. 4, 3, 2, 1, alterno, un braccio e l'altro. Coordinate, un passo e il braccio opposto. Bene, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, insieme di nuovo, sali, tutte e due le braccia, salgono, vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alterno, su, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, le braccia, morbide, non fermare le gambe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ora fermate le gambe, divaricate perché andiamo a fare dei piccoli squat, piccoli ancora nella fase di riscaldamento, come abbiamo fatto prima, alzate laterale con le braccia semi distese, ok? Ad ogni flessione delle ginocchia solleva le braccia con il mio ritmo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
due, uno, alterno, un braccio e l'altro. Vai, vai, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ancora insieme le braccia. Coordina l'alzata laterale delle braccia con la flessione delle ginocchia. 5, 4, 3, 2, 1. Alterno un braccio all'altro. Molto bene. Vai, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lascia le braccia lungo i fianchi. Non fermo le gambe. Mantengo ancora dei piccoli squat agili. Ok? 5, 4, 3, 2, 1. Flessione delle ginocchia, flessione per i gomiti, quindi bicipiti. Vai, vai. Avambraccio in flessione. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alterno, singolo, bicipite, poi l'altro. Bene, vai, vai, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di nuovo le braccia insieme. Bicipite destro, bicipite sinistro contemporaneamente. Ritmo mio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Singolo per l'ultima volta. Vai. Un braccio e l'altro. Ancora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ferma le braccia. Solo squat, lo tengo. 5, 4, 3, 2, 1, fletto i gomiti, sali, sali, teniamo il gomito con un angolo di 90 gradi circa e ad ogni flessione delle ginocchia sali su, sali, porto il gomito all'altezza della spalla, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, singolo, una spalla, poi l'altra, bravi, ancora. Vai, vai, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Insieme per l'ultima volta. Sali, sali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alterno un braccio, l'altro. Dai, dai che siamo caldi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stoppa le gambe, stoppa le braccia, ok, sulle braccia ispira, scendi con le braccia e ispira, facciamo insieme un respiro molto profondo, sulle braccia prendi aria, scendi, soffia fuori l'aria, ancora una volta, salgo, ispiro, scendo, espiro, lascio le braccia lungo i fianchi, vado a fare una circonvoluzione dietro e una circonvoluzione anche in avanti. Ok, fermate le spalle, andate a fare mezzo squat, vi aspetto qua, ok? Lascio le braccia lungo i fianchi e sposto il busto lateralmente, ok? Lateralmente senza muovere né il bacino né la coscia, ok? È solo il busto che va di lato, fin dove riesco ad arrivare. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fermo il busto, scendo in massima accosciata, porto le mani a terra, distendo le gambe dietro, vado a fare il primo plank della nostra lezione, mi metto di profilo un attimo, così riuscite a vedere la posizione di plank, da qua, corsa ginocchio al petto. Fai attenzione a rimanere con il bacino all'altezza delle spalle. Vai, 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 di corsa, di corsa, di corsa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Tieni il plank, 5 secondi. Tienilo. 4, 3, 2, 1. Torno avanti con una gamba all'esterno. Anche con l'altra, per riprendere la nostra posizione di squat. Via le mani da terra, sali. Qua, un quarto di squat,
braccia lungo i fianchi, torno a scendere con il busto, mi raccomando, coscia e bacino fermi, scendi, 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 giù, giù, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, massima accosciata, mani a terra, torno con le gambe dietro in posizione di plank, di nuovo di corsa, ginocchia al petto, vai, 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 diedi 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, tieni plank, 5, 4, 3, 2, 1, una gamba scelta, la porto in avanti all'esterno, anche l'altra, via le mani da terra, sali, recupera, step touch di recupero, respira, ok, molto bene, bravi, siamo entrati già nella fase centrale della lezione, facciamo un breve recupero di un minuto circa, sempre recupero attivo e poi torniamo a lavorare, ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tornate a fare dei piccoli squat, stiamo ancora recuperando, quindi sono piccoli e ad ogni squat ci andiamo a fare un leg curl, squat leg curl, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, scendi, un quarto di squat, qua, sollevati sulla punta dei piedi, quindi rimanete con i talloni sollevati, da qua, salgo ancora più sulle punte, vado a far lavorare il polpaccio, mi raccomando la schiena, mi metto di nuovo di profilo, qua, sulle punte, sali e scendi, qua schiena dritta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, poggia i talloni, scendi massima accosciata, qua, sposta un braccio dietro e anche l'altro, ok, un braccio avanti e anche l'altro, un braccio dietro e anche l'altro, ottimo lavoro per la nostra mobilità articolare, di nuovo un braccio avanti, l'altro una mano e l'altra a terra, torno in posizione di plank, qua, ok, sali con le ginocchia all'esterno, piano, sali, 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tengo il plank, 5, 4, 3, 2, 1, torno con una gamba avanti, anche con l'altra, ok, sposto un braccio dietro, anche l'altro, torno avanti con un braccio e con l'altro, di nuovo, dietro, dietro, avanti, avanti, tutto questo cercando di non muovere il piede da terra, dal tallone alla punta, ci riprovo, dietro una mano e l'altra, ancora, avanti, avanti, dietro, dietro, e sono sempre in posizione di squat, torno, qua, ok, via le mani da terra, sali, qua un quarto di squat, sollevati sulla punta dei piedi, polpaccio, sali più in alto, spingi sulle punte, senza appoggiare i talloni, vai, da qua, fanne ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, poggia i talloni, scendi in massima accosciata, riprovo a portare prima un braccio, poi l'altro dietro, uno e l'altro avanti, dietro, dietro, avanti, avanti, tutte e due le mani a terra, torno in posizione di plank, tienilo, spingete con forza per allontanare la spalla da terra
e sali con le ginocchia in direzione del gomito, ok? All'esterno lentamente, sali, torna, su, torno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fanne ancora uno, sali, torna, tieni in plank, 5 secondi, 4, stringi tutti i muscoli, 3, 2, 1, con una gamba prima e poi con l'altra avanti, torna in posizione di squat, via le mani da terra, sali e recupera, step touch di recupero, sempre un recupero attivo, mi raccomando, teniamo questo, ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tornate a farmi dei piccoli squat veloci, quando siamo pronti ci rimettiamo anche in leg car, siamo già pronti, 3, 2, 1, fletto, squat, fletto, squat, bravi, bene, dai, ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, step touch. Ok, sta per terminare il nostro recupero. E siamo pronti per affrontare ancora qualche esercizio poco più impegnativo, ok? 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ci fermiamo. Mi fate un affondo dietro con la gamba destra, vostra destra, ok. Qua, ci siamo. Cambio gamba, saltando. Un jump, cambio, jump. Cambio, jump. Cambio, jump. Cambio, jump. Cambio con un jump. Cambio con un jump. Gli ultimi due. Qua c'è l'ultimo. Jump. Torna. Ok. Squat. Fino in fondo. Sali. Scendi. Gambe divaricate questa volta come le vostre spalle. Rimani con la schiena dritta. Scendi. Massima cosciata. Sali. Scendi. Spingi dietro il bacino. Sali. Scendi. Sali. Scendi. Sali. Ancora. Scendi. Sali. Scendi. Sali. Scendi. Sali arrivando in basso. Massima cosciata. Giù. Sali. Giù. Sali. Ancora due. Scendi. Sali all'ultimo. Scendo. Salgo. Scendi, rimani qua, porta una mano e poi l'altra a terra, riprendi la posizione di plank, tienila, ok, da qua, allontana un piede dall'altro e vai a fare uno squat in plank e arrivate con una mano a sfiorare la punta del piede opposto, vai, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torna in plank, avvicina un piede all'altro, tieni, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, attenzione, una gamba e poi l'altra in avanti, sali, ok, tutto da capo, senza recuperare lo faremo dopo, a fondo, una gamba, jump e cambia, jump, 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 l'ultimo qua, l'ultimo di là, sali, lo squat, scendo, massima cosciata, sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi, sali, ancora, giù, sali,
giù, sali, ne voglio quattro, scendi, sali, scendi, sali, gli ultimi due, sali, uno completo, scendo, salgo, scendo, rimani qua, mano, mano a terra, posizione di plank, allontano un piede dall'altro, squat in plank, la mano in direzione del piede opposto, vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop in plank, avvicina un piede all'altro, tieni, 5, 4, 3, 2, 1, porta una gamba in avanti, anche l'altra, via le mani da terra, sali, ok, sciogli, recupero attivo, porta in alto, prima un ginocchio, poi l'altro, piano, ma su, in massima flessione la coscia, salgo, braccia, insieme, sollevo lateralmente, vai, vai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, gamba e braccio opposto, vai, vai, e allora saranno 10, 9, 8, 7, recupera qua, 6, questo è il nostro recupero, gli ultimi 4, 3, 2, 1, ok, divarica le gambe, fate un bel respiro profondo in alto, le braccia trenghiaia, scendi, soffia fuori l'aria, ancora una volta, salgo, ispiro, scendo, espiro, di nuovo, su, ispiro, scendo, espiro ancora una volta, ispira ed espira. Ok, una circonduzione dietro e una circonduzione in avanti. Ferma le spalle e riprendiamo un po' di ritmo alle gambe, un po' di step touch prima di affrontare ancora un'ultima sequenza. Ok? Bene ragazzi, mi raccomando, se siamo troppo stanchi, rallentiamo, possiamo fare sempre tutto poi più avanti, ok? Se ce la fate mi seguite, altrimenti vi fermate e andrete avanti successivamente. Vi registro per questo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, pronti? 2, 1, vai! Nostri piccoli squat, tutti piccoli, 5, 4, 3, 2, 1, attenzione, affondo, squat, affondo, squat, affondo, squat, affondo, squat, affondo, squat, affondo, squat, ancora, squat, affondo, squat, fondo, squat, fondo, squat, fondo, squat, fondo, squat, affondo, squat, affondo, squat, stai qui, tieni, tieni, sollevati sulla punta dei piedi, rimani sulle punte, schiena dritta, sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi, sali, 5, su, 4, su, tutto sulle punte, 3, su, 2, su è l'ultimo, scendi, sali, fogli e talloni, da capo, piccoli, vai, solo squat piccolo, poi affondo squat, 5, 4, 3, 2, 1, fondo, squat, affondo, mezzo, squat e mezzo affondo, vai, qua, giù, là, qua, là, squat, affondo, squat, affondo, squat, affondo, squat, affondo, squat, affondo, squat, l'ultimo affondo qua, squat, affondo, stop, stai lì,
sollevati sulla punta dei piedi, distendi le ginocchia, rimani sulle punte, scendi, sali, scendi, sali, scendi, sali, giù, su, 5, su, 4, su, 3, su, 2, su, 1, su, ok, scendi qua, poggia i talloni, vai in massima accosciata, riporta prima un braccio poi l'altro a terra e le gambe dietro, riprendo la posizione di plank, ok, divarica le gambe, da qua porto un ginocchio in direzione del gomito opposto, compressione della coscia all'interno, piano, sali, 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tengo 4 secondi, 3, 2, 1, una gamba avanti, anche l'altra, ok, sali, ultima parte, un pochino più faticosa, faremo lo stesso squat ma più profondo, sali, lo stesso affondo ma profondo, salgo, squat e affondo, un pochino più veloci, vai, è completo, vai, fino in fondo, affondo, squat, affondo, squat, affondo, squat, affondo, squat, affondo, squat, l'ultimo affondo, ultimo squat, affondo, stai lì, scendi, mano, mano, gamba, gamba, allontana un piede dall'altro, ok, ginocchia all'interno, lentamente, su, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tengo il plank, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, molto bene, una gamba avanti, anche l'altra, via le mani da terra, sali, ok, avvicinate le gambe, fate un bel respiro, su e fuori, dai ragazzi che ci siamo, ci abbiamo rimasto l'ultima parte, più semplice, dove andremo a lavorare solamente sull'addome, ok, scendi, fai ancora un respiro profondo, sulle braccia ispira, scendi fuori l'aria, rimani con le braccia lunghe, fianchi, fai una circonvoluzione dietro e una circonvoluzione in avanti, ancora, una indietro e una in avanti, ok, stop, ci serve il tappeto, ci mettiamo a terra, io mi metterò di profilo, così credo riuscirete a vedermi meglio, ok, spalla a terra, nuca a terra, mi raccomando, braccia lungo e fianchi in tenuta per ora, sollevate le gambe tenendo le ginocchia flesse a 90 gradi circa, ok, da qua semplicemente prima una coscia e poi l'altra in flessione, prima una mentre l'altra ferma e poi l'altra, la gamba è ferma e la coscia che va in flessione in direzione del petto, vai, ancora, 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 su, dai non mollare, dai che siamo alla fine, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stai, scendi con i piedi a terra, distendi le gambe, ok? Divaricate e distese, con i piedi a martello, distendo le braccia al soffitto, sit up, arrivo in posizione seduta e scendo lentamente, ok? Giù e su, proviamo a tenere sempre le braccia indirizzate al soffitto, salgo e scendo, salgo e scendo, quando scendo,
ma anche quando salgo facciamo attenzione a schiacciare sempre il nostro tratto lombare al tappeto. Ora schiaccia e sali, ora schiaccia e giù, sali e scendi, sali e scendi, sali e scendi. Fate attenzione a non sollevare i talloni, su, scendi, ne faccio ancora un paio, salgo, scendo, ancora uno, salgo e scendo. Ok, spalle a terra, nuca a terra, torna a flettere le ginocchia, quindi andiamo in appoggio con i piedi a terra, torniamo con le mani dietro la nuca, ok? Crunch laterale, molto semplice, sali con una spalla e porta il gomito in direzione del ginocchio opposto che sale. Torno con il piede a terra con la spalla giù, ok? L'inverso, su, sali e scendi, sali e scendi lentamente, cercate di chiudere meglio che potete, su, giù, su, giù, su, giù, sali e torna, sali e torna, sali e torna, 10, giù, 9, giù, 8, giù, 7, giù, 6, giù, 5, giù, 4, giù, 3, giù, 2, giù, e l'ultimo, sali, scendi, ok, 30 secondi di recupero, poi ripeteremo tutti e tre gli esercizi e finiremo così. Ok ragazzi, respirate profondamente, prendiamo posizione perché ci siamo quasi. Primo esercizio, spalle e nuca in appoggio, braccia lungo i fianchi in tenuta, solleva le gambe tenendo le ginocchia a flessere a 90 gradi e da qua prima una coscia e poi l'altra la indirizziamo su al petto, sali e torna. Una coscia si muove mentre l'altra è perfettamente immobile. Su, torna, sali, torna, sali, torna, sali, torna. Ancora, ritorno, su, torno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, fletti le ginocchia, torna con i piedi d'appoggio, distendi le gambe, divaricate, ok, distendi le braccia tese in direzione del soffitto, sit up, pronti, salgo in posizione seduta, braccia che vanno sempre in direzione del soffitto, scendo schiacciando il tratto lombare al tappeto, giù e lo stesso in salita, scendi e sali, 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 scendi, bravi, 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 saliamo su, ne faccio ancora uno, è l'ultimo, scendo, salgo, torno in posizione seduta, scendi, riporto le spalle e la nuca a terra, ok, torno a flettere le ginocchia, quindi i piedi in appoggio, mani dietro la nuca, ci siamo, l'ultimo esercizio e finiamo così, sali, con la spalla gomito in direzione del ginocchio opposto che sale, torna e viceversa, piano, sali e ritorna, sali e ritorna, sali e ritorna, sali e torna,
10, giù, 9, scendi, 8, scendi, 7, torna, 6, torna, 5, torna, 4, torna, gli ultimi 3, torna, gli ultimi 2, torna, ce ne abbiamo soltanto uno, sali, torna. Ok ragazzi, il nostro circuito per gli addominali è terminato, torniamo in posizione seduta, ok? Molto bene, da qua, con calma, torniamo in piedi e io qua vi saluto, vi aspetto per il prossimo allenamento. Un abbraccio, grazie a tutti, a presto, ciao ciao!